L'emergenza gestione i migranti, soprattutto dei minori che arrivano nei centri accoglienza di integrazione, è allo stremo. L'allarme è stato lanciato dai sindaci di tutta Italia, anche da quello di Torino e di Alessandria. E sempre a Torino, un uomo di 30 anni avrebbe sparato dalla sua auto Range Rover tra le vie della zona di Falchera mentre era in stato di alterazione. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. Anche con l'inflazione e il gran caldo, lo shopping non si ferma e continua a rimanere tra i piaceri estivi degli italiani. Ad Alessandria i commercianti sono soddisfatti e le previsioni per l'inverno sembrano buone. E ancora ad Alessandria sono stati presentati i risultati del bando del distretto urbano del commercio, più di 200.000 euro di contributi a fondo perduto per riqualificare ed innovare il centro commerciale naturale. Un ben ritrovati con la nostra informazione. Grido di allarme da parte dei sindaci per i nuovi arrivi di migranti, soprattutto di minori non accompagnati nel nostro paese. Per i primi cittadini la situazione sta diventando insostenibile e le strutture proposte non bastano per ridurre l'emergenza. Intanto oggi la Premier Meloni ha creato una nuova struttura di coordinamento. Sentiamo in particolare nel servizio di De Vinci. L'emergenza gestione migranti già una settimana fa era stata portata all'attenzione nazionale dal presidente dell'ANCI De Caro a nome di tutti i sindaci, indipendentemente dal colore politico. Aveva lanciato una richiesta d'aiuto al governo dicendo le strutture d'accoglienza autorizzate sono allo stremo. Oggi c'è anche il sindaco di Torino a ritornare sull'argomento. La settimana scorsa era stato il sindaco di Alessandria a scrivere un lungo post in cui sosteneva che è necessario l'aiuto del governo centrale. Il tema cruciale che preoccupa di più è l'accoglienza dei minori, che grava eccessivamente su alcuni comuni e che necessita di una modifica dei centri di accoglienza d'asilo, ad esempio i SAI, ovvero il sistema di accoglienza e integrazione, che andrebbero ampliati. Le strutture autorizzate sono strapiene e non si riesce quindi a rispondere ad ulteriori richieste di accoglienza. Una delle notizie del giorno diffusa dalle agenzie di stampa stamattina è che oggi sono stati trasferiti 1.828 migranti da Lampedusa, che attualmente ne ha 3.593 presenti nell'hotspot. Bisogna anche affrettarsi perché se le traversate e gli sbarchi hanno subito uno stop da domenica a causa del vento di maestrale e del mare agitato, tra poco riprenderanno. Le prefetture stanno cercando di fare in fretta per alleggerire la struttura di primissima accoglienza ed il problema quindi entro breve si riverserà sui comuni sparsi per l'Italia. Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio, intanto ha dichiarato: l'Italia sta subendo una pressione migratoria come non si vedeva da molti anni a questa parte, anche a seguito degli avvenimenti recenti e meno recenti nel Sahel, con quantità di arrivi imponenti. Per questo riorganizzerà la gestione generale dell'immigrazione, creando un accentramento dei poteri per la gestione più coordinata già alla fine di questo primo Consiglio dei Ministri post vacanze. È stata convocata una riunione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica e da oggi è convocata permanentemente, composta da tutti i ministri competenti. Ad avere la delega per gestire le attività del Comitato e il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Inoltre la Presidente Meloni ha dichiarato alla stampa: un incremento del 103% degli arrivi dei migranti è un dato innegabile e oggettivamente preoccupante. Parliamo adesso di viabilità. Dalle ore 22 di questa sera e sino alle ore 5 di domani è prevista la chiusura della A26 Nord nel tratto compreso tra l'intersezione A26 e A21 e Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona. Il traffico proveniente da Genova verrà deviato sull'autostrada A21 in direzione Piacenza
dove potrà uscire alla stazione di Alessandria Ovest, sempre della A21, oppure anticipatamente alla stazione di Alessandria Sud. Le auto provenienti dall'autostrada A21 potranno invece uscire alla stazione di Alessandria Sud, oppure sempre anticipatamente alla stazione di Alessandria Ovest. In entrambi i casi si potrà rientrare in autostrada alla stazione di Casale Monferrato Sud. Altra chiusura dalle ore 23 di mercoledì 30 alle ore 5 di giovedì 31 agosto. Questa volta però il provvedimento riguarderà la A26 nel tratto compreso tra Casale Monferrato Sud e l'intersezione A26 A21 in direzione Genova. Il traffico proveniente da Gravellona dovrà uscire a Casale Monferrato Sud e potrà rientrare alle stazioni di Alessandria Ovest e della A21 di Alessandria Sud e della A26. Nelle stesse notti verranno chiuse anche le aree di servizio Monferrato Ovest e Monferrato Est, dove ci sarà il divieto di sosta anche nelle piazzole di sosta presenti nel tratto interessato. Parliamo adesso di cronaca. Paura nella notte nella periferia di Torino, in zona Falchera, dove un uomo di 30 anni avrebbe sparato dalla sua auto Range Rover mentre era in evidente stato di alterazione. L'allarme è scattato da alcuni residenti dopo aver sentito alcuni spari tra via degli Abeti e via degli Ulivi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno fermato l'autista per sottoporlo ai test alcolemici e tossicologici, ma le indagini sono ancora in corso. E sempre a Torino, rimaniamo a Torino, dove un cittadino italiano di 21 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia Madonna di Campagna, poiché gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato in via Fossata a bordo di un monopattino per un controllo nel borsello legato al polso. Gli agenti hanno trovato diversi involucri di hashish e marijuana pronte per la vendita, mentre negli slip indossati dall'uomo è stata sequestrata una busta sottovuoto contenente diversi grammi di marijuana. A casa del 21enne la polizia ha poi trovato 34 ovuli di MDMA e altra droga, comprese 41 ricariche di svapo per sigarette elettroniche contenenti principio attivo THC nella misura superiore all'85%, che è illegale sul territorio nazionale, oltre a 5 panetti di hashish per un peso di 0,5 kg. Torniamo adesso ad Alessandria, perché il maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la zona di Melzo nel Milanese, il luogo dove ha sede il fornitore del servizio di stampa delle bollette dell'acqua di Alessandria, appunto, farà slittare di una settimana i pagamenti. Lo comunica l'AMAG, che avverte anche i propri utenti della possibilità di pagare le bollette fino all'8 settembre 2023 senza l'applicazione degli interessi di mora. E adesso spazio allo shopping, dove quell'estivo, sempre ad Alessandria, ha resistito per molti negozi nonostante l'inflazione e l'aumento appunto delle bollette, soprattutto il caldo tropicale che ha messo tutti KO. Noi siamo andati tra le vie del centro città per ascoltare l'opinione dei negozianti. Sentite quello che ci hanno detto. Anche con l'inflazione, le bollette alle stelle o ancora il gran caldo d'Alessandria, lo shopping continua ad essere uno dei piaceri estivi preferiti dagli italiani, che non perdono tempo nel regalarsi qualche capo da sfoggiare durante la stagione più calda. Tra gli scaffali degli sconti, i più gettonati di quest'anno sono stati bermuda e shorts, seguiti da vestitini freschi per combattere le temperature bollenti e ancora camicie e polo. Ma cosa ne pensano i commercianti di questi saldi 2023? Direi abbastanza bene, c'è movimento, però secondo me Alessandria potrebbe funzionare ancora meglio. E quest'anno diciamo bene, ma distribuiti in modo particolare proprio dovuto a questo gran caldo che praticamente faceva sì che la gente non uscisse di casa. Infatti in modo stiamo continuando noi con i saldi, proprio perché adesso con il fresco finalmente la gente può uscire di nuovo. Va bene, sono andati bene, sì. Adesso speriamo che riprenda poi il giro nella nuova stagione, diciamo. Secondo me sono andati abbastanza bene, la gente comunque sia, soprattutto i primi giorni, ha speso,
Poi logicamente man mano che passavano i giorni un po' meno, però diciamo che non ci si può lamentare rispetto ai tempi che siamo. Io direi bene, rispetto comunque a quello che è stata la realtà dell'anno scorso, iniziamo un attimino secondo me a insomma, qualche ingresso in più rispetto agli anni precedenti. C'è però d'altronde qualcuno che non la pensa esattamente come la maggior parte, dove nel proprio negozio la stagione estiva non ha fatto il boom come avrebbe dovuto. Come sono andati i saldi quest'anno? Ahimè, non è benissimo, nonostante l'anno scorso fosse già stata una stagione insomma disastrosa e quest'anno speravamo un pochino meglio, ma non è stato così purtroppo. Diciamo come purtroppo tutti gli anni precedenti, nel senso che è sempre meno l'interesse. Diciamo abbastanza tranquilli, via, nulla di particolare come già purtroppo ci aspettavamo. Non c'è stata quindi una crescita rispetto al 2022-2021? No, assolutamente. Il capo più gettonato di quest'estate? Gli shorts, a go-go shorts. Sono stati pantaloni, camici di lino, sono stati gli articoli più venduti sia in stagione che nei saldi. Bermuda, magliette, t-shirt, polo. Molto la parte sopra e Bermuda sotto. Bermuda sicuramente, Bermuda e polo. Per la donna invece? Abitini freschi. Previsioni per l'inverno, i post saldi? Speriamo bene, perché sennò diventa veramente complicato. Non ho idea, non lo so. Speriamo in bene. Saranno ottime. E a proposito di commercio, sono stati presentati da Alessandri i primi risultati del Bano del Duco, che è il distretto urbano del commercio. L'obiettivo è quello di unire pubblico e privato per il rilancio del settore. Sentiamo Cati Porcetto. Alice Pedrazzi, manager del distretto urbano del commercio alessandrino, lo definisce uno strumento di condivisione e progettazione, una visione di città e di partnership pubblico-privata che va oltre i contributi e i singoli progetti con l'intento di diventare una risorsa della comunità. Ed è con questo intento che a Palazzo del Monferrato sono stati presentati i risultati del bando destinato alle imprese della città, più di 200.000 euro di contributi a fondo perduto che serviranno a riqualificare e innovare il centro commerciale cosiddetto naturale. Oggi è la conclusione e l'esito del bando destinato alle imprese, quindi sono finanziamenti che vanno direttamente a 36 imprese che hanno sede nel distretto urbano del commercio di Alessandria per raggiungere alcuni obiettivi primari, tra i quali la riqualificazione dell'esteriorità dei negozi, che quindi va a contribuire alla riqualificazione generale estetica dell'area del distretto urbano del commercio, e anche in altri ambiti sono risorse che servono anche a finanziare progetti appunto non soltanto di riqualificazione estetica, ma anche ad esempio di innovazione dal punto di vista tecnologico delle singole imprese. La Regione Piemonte ha creduto in questa misura di rigenerazione e valorizzazione urbana, lavorando di concerto con le associazioni di categoria, ma anche con tanti altri enti di secondo livello, perché il contributo di tutti è quello importante in termini di progettualità, ma anche in termini di convinzione che una misura del genere aiuta tutti i nostri centri urbani ed è di beneficio alle collettività. È un punto di partenza per questa città, perché è un modo attraverso il quale c'è una parte di risorse destinate ai lavori pubblici, quindi ad abbellimento del cuore della città, una parte destinata alle attività economiche che hanno deciso di investire e di partecipare al progetto. Quindi una dimostrazione che abbiamo avuto da parte loro di credere ancora nelle loro attività. Parliamo adesso di cultura, perché ad Ovada sono in svolgimento nuove iniziative benefiche curate dalla Fondazione Cigno in collaborazione con il Rotary Club per raccogliere fondi per abbellire e migliorare dal lato funzionale il parco di Villa Gabrieli. Nei giorni scorsi protagonista è stata la musica celtica. Fabrizio Mattana.
Dopo l'innovazione del percorso sensoriale destinato ai pazienti oncologici dell'ospedale civile di Ovada, il parco di Villa Gabrieli, di proprietà dell'ASL Alessandria, ora vuole arricchirsi di nuovi elementi. Manca ad esempio un bagno per i disabili. Le iniziative organizzate per raccogliere fondi per migliorarlo si susseguono. L'ultima si è svolta nei giorni scorsi con protagonista la musica celtica, proposta dal Trimartolod, letteralmente i tre marinai, composto da Serafina Carpari, Alessia Giovannitti e Mario Martinengo, che hanno incantato con le loro voci e musiche il numeroso pubblico che ha aderito con la propria offerta all'iniziativa curata dalla Fondazione Cigno in collaborazione con il Rotary Club Ovada del Centenario. Mancano molte cose, però una cosa fondamentale per poter usufruire appieno del parco è che ci sia un punto da utilizzare come servizio igienico. In realtà una costruzione è già presente all'esterno della villa e ovviamente va adeguata e messa a norma perché al momento non è utilizzabile. Grazie a questa bellissima collaborazione il parco stasera si mette a disposizione nuovamente per una nuova esperienza sempre più magica. Una musica celtica oggi che contribuisce a curare sia il corpo che l'anima, infatti diceva prima la dottoressa Varese, dall'ospedale ci sono le finestre aperte, tutti ascoltano. Sì, ecco, la vicinanza, l'utilizzare anche questo strumento per tenere compagnia ai pazienti dell'ospedale è un'occasione in più per far capire quanto è importante lavorare con vari aspetti nella cura della persona, del malato e di tutti in generale, con la musica, con l'arte terapia, con l'uso dell'ambiente, con l'abitudine a frequentare l'ambiente, il luogo che ci circonda sano e pulito come questo. Signor Sindaco, Villa Gabrieli sta diventando uno spazio sempre più importante per la città. Non solo importante per la città in senso generale, è un bel parco che viene utilizzato chiaramente da tutti i cittadini nella sua accezione più generale, il parco si va per passeggiare, per stare al fresco e quant'altro, ma qui no, qui c'è qualcosa di più, c'è questo percorso di Healing Garden, cioè di giardino del benessere che è legato alla sanità, è legato a un progetto ben più ampio che è quello dell'ospedale di Ovada con Cigno che fa da motore propulsore e tutto quello che c'è intorno. In questo momento si raccolgono fondi perché manca un servizio igienico in questo parco adatto alle persone con disabilità e quindi si fanno queste iniziative. Grazie a Rotary, grazie a Cigno e a tutti quelli che con buona volontà hanno una progettualità straordinaria per questo spazio. Bene, siamo giunti allo sport. Prenderà il via il 10 settembre il campionato di promozione di calcio. Una delle formazioni più ambiziose è l'Ovadese, impegnata già domenica 3 settembre in Coppa Piemonte contro la Gaviese. Fabrizio Mattana ne ha seguito le ultime fasi della preparazione sotto la guida anche di quest'anno di Luca Carosio, ma in particolare le sentirete tra poco nel servizio. A seguire la pagina sportiva torna, cioè il nostro appuntamento con TG7 Sport. Tra gli argomenti principali del giorno, l'Inter vince ancora, Inzaghi ha detto continuare così prima della sosta, la squadra è in attesa per Pavard, giornata da dentro o fuori, e poi euforia giallo-rossa alle 17, Lukaku sbarca a Ciampino, Milan-Porto 5 milioni di distanza per l'affare Taremi, e poi ancora a caso di Bello Rocchi pubblicheremo audio arbitro VAR, e poi ancora è tornata la solita Juve, ma tutto questo ne parleremo tra poco appunto dopo la pagina sportiva. Intanto vi ricordo di seguirci sempre sui social network Facebook, Instagram e Twitter per avere tutti gli aggiornamenti in tempo orale sulle notizie della provincia di Alessandria, Piemonte, ma anche la Liguria. Bene, il nostro giornale finisce qui, ma ci vediamo naturalmente alle prossime edizioni. Grazie di averci seguito, arrivederci, una buona giornata. Luca Carosio ancora alla guida dell'Ovadese, un Ovadese che ci riprova con ambizioni quest'anno. Sì, diciamo che abbiamo
messo le fondamenta l'anno scorso, abbiamo costruito un bel gruppo e quest'anno abbiamo rinforzato un po' la rosa e vogliamo provare a fare meglio dell'anno scorso, ecco l'obiettivo è quello lì. Di nuovi abbiamo preso nella vecchia, un vecchio, diciamo vecchio perché ha 36 anni, 37, è Vasile Ferraru che arriva dall'Alba Calcio, che è un centrale difensivo, e poi Romei, una punta che ha sempre fatto eccellenza in Serie D, e poi abbiamo preso, che secondo me è fondamentale, dei giocatori che c'erano già l'anno scorso, ma l'abbiamo... siamo riusciti a farli diventare dell'ova da calcio, tipo Lazar, tipo Sciutto, Simone, quindi Ismael, quindi secondo me la cosa bella è stata che abbiamo confermato la rosa dell'anno scorso prendendo questi innesti. Primo appuntamento domenica 3 settembre. Sì, abbiamo la partita contro la Gaviese di Coppa, lì iniziamo a fare il primo test, vediamo, sicuramente saremo ancora in rodaggio come tutti, l'affronteremo nel migliore dei modi e con la mentalità corretta. Ecco. E la domenica successiva il via campionato? La domenica 10 abbiamo in casa il Canelli, una neopromossa, è una squadra che comunque ha una storia, sicuramente loro verranno qua per fare punti, perché vogliono dimostrare che anche loro possono stare in promozione, anzi ambiranno a qualcosa di più, però noi ci troveranno preparati. Ecco. A proposito di partite casalinghe, c'è ancora un problema sul Gerino per l'inizio almeno del campionato? Il Gerino ha rifatto la pista, noi purtroppo non possiamo avere il campo a disposizione ancora per 2 mesi, dove lo rifaranno tutto, anche il manto erboso, così dice il comune, speriamo che siano di parola. Nel frattempo giocheremo a Castelletto, però noi non dobbiamo trovare alibi, non dobbiamo trovare scuse, noi ovunque ci fanno giocare dobbiamo avere la mentalità corretta, la mentalità giusta per far bene. Ecco. Se guardiamo l'anno scorso, noi in trasferta siamo stati la squadra più vincente, avevamo più punti di tutti, in casa invece facevamo male. Forse anche proprio per questo, perché non abbiamo mai avuto un campo bello nostro, che ce lo sentiamo nostro. Quindi è un pochettino un difetto, perché di solito in casa avere il campo proprio, conosci bene le zone, conosci tutto. Invece così ti alleni da una parte, non sappiamo veramente riuscire a codificare i nostri campi. Quindi è un problema, però ripeto, noi lo facciamo diventare non un alibi, ma lo facciamo diventare la nostra forza, deve essere la nostra forza. Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attendo mercoledì tutto sommato tranquillo per fortuna nelle regioni settentrionali, non mancheranno infatti ampie schiarite soprattutto sulle regioni di nord-ovest, qualche piovasco a ridosso delle zone montuose della Liguria e sulle regioni di nord-est, ma fenomeni comunque isolati. Per quanto riguarda il Piemonte, quindi situazione buona, con cielo sereno o poco nuvoloso, vi segnalo anche temperature massime in leggero aumento. Torniamo anche a superare i 25 gradi, però al primo mattino aria molto frizzantina, minimo intorno ai 15 gradi, c'è bisogno di una felpa o di un giubbino. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno, temperature in ulteriore lieve aumento, ma sempre molto piacevoli nelle ore pomeridiane. Per tutti i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.